Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, come potete notare, oggi parleremo della X2 di Bahamut, solo che in questo caso non sarò io a condurvi in questo viaggio. In che senso? Grazie ovviamente al contributo di uno dei nostri ragazzi presenti nella community, ovvero Karius, abbiamo avuto, o per meglio dire, ho avuto la possibilità di ricevere il suo video della run che ha effettuato sulla X2, così che chi ovviamente ha la possibilità di poter emulare il suo setup, cosa che non dico sia impossibile, ma abbastanza difficile in quanto lui è proprio Moby Dick, fondamentalmente parlando, in termini di in termini di sviluppo dei personaggi dei videogiochi, dove ha praticamente tutti i personaggi maxati fondamentalmente, quindi non sarà facile replicare il suo setup, ma è molto interessante come effettivamente anche con statistiche di difesa fisica e magiche non propriamente al top si possa gestire, o comunque chi ha la possibilità di poter gestire bene le sue difese possa in un modo o nell'altro gestire tutto il combattimento. Ecco perché oggi volevo appunto parlarvi di questa X2. Io l'ho provata, ho fatto qualche tentativo in realtà, sono arrivato circa a metà vita. Il mio problema è che non riesco a debuffare a sufficienza Bahamut in tempo e io non riesco comunque a difendermi al top. Quindi se nella X1 riuscivo bene o male a sopravvivere con, diciamo, pochi HP, ma che comunque mi bastavano per andare avanti, qui purtroppo non ci riesco perché necessito letteralmente di una mano in più per quanto riguarda ovviamente difese e debuff, che sono praticamente fondamentali. Se nella X1 si poteva in un modo o nell'altro cercare di tankare qualcosina, nella X2 bisogna essere quasi perfetti, se proprio perfetti è il termine giusto. Ed è per questo che voglio commentarvi la run di Karius, proprio perché è giusto che sappiate come approcciarvi a questa battaglia. Ogni battaglia all'interno del gioco ha delle sue peculiarità, quindi è normale che bisogna prendere le giuste accortezze, e io voglio farvi vedere il suo team proprio per permettervi di vedere le sue accortezze e permettervi successivamente di capire meglio anche come poter gestire la situazione. Allora, direi di cominciare facendovi vedere comunque il team con il quale lui ha combattuto Bahamut, e poi analizzare i singoli personaggi in modo tale da permettervi di capire come effettivamente siano stati buildati. Ecco qui il team utilizzato dal nostro Karius, che come potete vedere anche in termini di power non sfiora praticamente neanche i 220.000. Siamo al di sotto, molto al di sotto della soglia dei 250.000 richiesti per il completamento dell'X2. È anche vero che lui comunque possiede diverse materie 3 stelle, possiede comunque anche tutte le armi, in questo caso Overboost 10, quindi per questo è un setup ideale, o comunque è un setup che facilita da una certa, diciamo, da un certo punto di vista le cose, perché giustamente avere dei potenziamenti con 3 livelli diretti o debuff con 3 livelli diretti velocizzano senza ombra di dubbio le cose. Però il setup fondamentalmente non è un setup impossibile, perché comunque abbiamo una Fairy Tail per quanto riguarda Aeris, con la skin da ovviamente Chocobo, che in questo caso abbiamo la skin modificata, perché la vera skin utilizzata è la skin praticamente free to play, che è possibile scambiare, che aumenta se non ricordo male difesa magica e healing, quindi abbiamo la possibilità di avere una Aeris bella corposa. Successivamente abbiamo la Fairy Tail completamente maxata, che giustamente serve fondamentalmente per curare i nostri alleati e per curarli appunto di una percentuale molto elevata. La Mithril Staff, in questo caso di Aeris, che
permette di incrementare difesa magica e fisica contemporaneamente. Ovviamente Maxata permette di potenziare due livelli alla volta, che sono veramente tanta roba. Quindi capiamo già che una skill, in questo caso, che costa 5 barre ATB, è vero che aumenta difesa fisica e difesa magica contemporaneamente, ma a livelli più bassi, quindi con gli overboost rossi, che comunque consentono di ottenere un solo livello di difesa fisica e difesa magica, non è un granché, ovviamente. Mentre invece in questo caso abbiamo un doppio buff, quindi doppio buff difesa fisica e doppio buff difesa magica, che aiutano tantissimo. Cloud, ovviamente per quanto riguarda le materie, abbiamo il The Brave, dato che nessuno di questi personaggi si dedica al debuff dell'attacco fisico, ma vi ricordo che comunque Bahamut dal punto di vista fisico non è esattamente eccezionale, quindi non è fortissimo. Lui è molto più forte dal punto di vista magico, quindi i debuff e i buff magici sono senza ombra di dubbio la cosa più importante. Certo, bisogna comunque debuffare un minimo anche l'attacco fisico, perché altrimenti si rischia di prendere gli schiaffi lo stesso. Infatti Eris insieme a Tifa possiedono i due The Brave, gli unici The Brave che ci sono a disposizione praticamente in questo combattimento. Nessuna barrier, niente praticamente che possa in un qualche modo aumentare la difesa fisica, se non direttamente le skill di Eris. Tutte le altre materie sono esclusivamente per incrementare le stats. E come limit ovviamente Healing Wind, che ci serve per curare o comunque effettuare cure di emergenza qualora ce ne fosse l'occasione. Cloud invece, con setup di collab Final Fantasy 9, dove l'arma di Final Fantasy 9 ad overboost 10 ha un 1300% di moltiplicatore danno, che è veramente veramente tanta roba. La skin di Final Fantasy 9, che aumenta HP e boost di abilità fisica, che consente comunque a Cloud di fare veramente tanti danni, anche se adesso vedremo poi nel dettaglio tutte le varie statistiche dei nostri personaggi. Però è ovviamente da attenzionare in questo caso l'overboost 10. L'overboost 10 dona a Cloud una potenza di fuoco estremamente alta, che vedrete ovviamente all'interno del video. E poi una bandage sword, addirittura overboost 10, che permette comunque alla difesa magica dei nostri personaggi di schizzare alle stelle, perché aumenta praticamente di 3 livelli alla volta. Quindi si riesce comunque ad annullare praticamente subito il debuff di Bahamut, grazie appunto alla combinazione di una sola bandage sword e una mithril rod di Eris, che già portano addirittura la difesa a un livello in positivo. E Tifa invece, che equipaggiata con le Tiger Fangs, ovviamente massimizzate, overboost 10, e l'arma di Bahamut, che ovviamente gioca il ruolo della debuffer, quindi debuff magico e debuff fisico più la limit di Summersault, che permette di abbassare difesa fisica e magica. Quindi l'unico che effettivamente qui fa danni e che porta praticamente a casa la battaglia è Cloud, se ci fate caso. Mentre invece io nella X1 addirittura avevo Cloud e Sephiroth, che combinati insieme mi hanno permesso in un modo o nell'altro di gestire la situazione. Quindi capite che ovviamente l'approccio al combattimento è diverso, però il risultato è comunque gratificante nello stesso modo. Detto ciò, andiamo ad analizzare i personaggi nel dettaglio uno a uno e poi passiamo al combattimento. Eccoci qua. Primo personaggio che andiamo ad analizzare è quello di Eris, ovviamente, dove abbiamo un power totale di 67.000 con 7.624 HP, che comunque sono molto più bassi rispetto ai miei 8.000 e passa che ho utilizzato con ovviamente il team della X1. Però dobbiamo anche confrontare il fatto che io non ho le armi full overboost, quindi devo in un modo o nell'altro, e comunque prendo meno statistiche. In questo caso abbiamo un Eris che si concentra fondamentalmente sulle cure, con addirittura una potenza di healing di ben 2390 punti, quindi 2400 healing, che
è comunque una cifra esorbitante, un po' come gli attacchi dei nostri personaggi che arrivano anche a 3.000, 4.000, quello che è, dove abbiamo però una scelta abbastanza particolare per quanto riguarda le sub weapons. Le sub weapons, in questo caso di Eris, abbiamo una guard stick che ci consente di aumentare il power di healing e di limit break boost, quindi avere la possibilità di incrementare la cura e poi anche la limit per renderla più forte, che in questo caso di Eris è comunque una cura, quindi doppio effetto. Poi abbiamo i power souls di Tifa come seconda arma sub, che aumenta HP e boost di abilità magico. Quindi abbiamo comunque HP aumentati con il boost magico, perché vi ricordo che comunque le abilità di cura sono comunque considerate come abilità magiche. Quindi avere il boost healing, il boost magico, ci consente comunque di far curare parecchio alla nostra Eris. E poi come ultima arma invece l'arma free to play della Hell House, che ci consente di avere HP e difesa fisica. Quindi come potete notare le stats vengono principalmente incrementate dalle armi principali e secondarie, che giustamente danno boost healing, boost difesa magica e tutto quello che volete, per dare ad Eris comunque un bel 131 di difesa fisica e un buonissimo 154 per quanto riguarda la difesa magica, quindi molto equilibrata da questo punto di vista. Anche l'attacco fisico e l'attacco magico è comunque molto alto nonostante tutto, cioè 1600 e 1900 sono comunque cifre rispettabilissime anche per un qualsiasi personaggio a livello 65, considerando che questa sia una healer, già fa un pochettino sorridere. Probabilmente supera valori di attacco fisico e magico di gran parte dei nostri personaggi in generale. Gli HP non sono altissimi, però ricordiamoci che abbiamo di fronte comunque un personaggio molto molto resistente, che può effettivamente non solo buffarsi in fretta, ma può anche curarsi molto più in fretta rispetto al normale. Secondo personaggio invece Cloud, il toro da battaglia incredibile presente all'interno di questa, diciamo, diciamo all'interno di questa schedule, dove abbiamo 8400 HP, quindi sono veramente tanti, ma ovviamente gli HP qui sono incrementati anche grazie alla skin, grazie comunque anche alla Bandage Sword, che appunto dà un bel bonus anche per quanto riguarda gli HP. 3796 di attacco, che è una cifra spaventosamente alta. Io il massimo che sono riuscito a toccare sono i 3200 con Sephiroth, che è fondamentalmente il mio personaggio più forte, mentre invece qui abbiamo un 3796 di attacco, tra l'altro con un'arma non elementale, quindi capite già che comunque il boost di moltiplicatore danno è già estremamente alto. Attacco magico che non ci interessa in questo caso, anche se è di 2200, che è veramente molto molto alto. La cosa che invece andiamo a sottolineare sono le sub weapons, dove abbiamo una heavy hoser di Barret che aumenta attacco magico fisico e boost di abilità. Quella dovrebbe essere la katana di Sephiroth, che incrementa anche in quel caso, se non mi ricordo male, attacco magico fisico e sempre boost ability. E poi infine abbiamo l'arma di Matt, la Killer Hornet, che incrementa attacco fisico e ability boost per quanto riguarda l'attacco fisico. Quindi abbiamo già comunque un ottimissimo valore e un ottimissimo punteggio per quanto riguarda il moltiplicatore anche di boost ability fisica, che è unito ovviamente al livello 7 in questo caso del boost di attacco fisico, consentirà a Cloud di effettuare tantissimi danni. Infine andiamo da Tifa, dove Tifa abbiamo comunque 8600 HP, che sono tantissimi e sono comunque anche molto molto buoni, poca difesa fisica e discreta difesa magica rendono comunque Tifa forse l'anello più debole in questo caso, ma con 8600 HP si può effettivamente tankare bene il danno. Per quanto riguarda Cloud abbiamo invece un 113 e un 115 che sono comunque bilanciati anch'essi dagli HP,
contro invece i 106 di Tifa per quanto riguarda l'attacco fisico più basso, ma che compensa con una difesa magica più alta. Difesa magica più alta grazie ovviamente ai guanti di Bahamut, che sono utilizzati come arma secondaria e che quindi le consentono di avere un boost leggermente più alto. Le sub weapons di Tifa invece sono l'arma di Amaranth, che comunque le consente di avere un bel boost. Non mi ricordo se era HP anche questo e ability forse fisica. L'enemy launcher, che incrementa attacco magico fisico e boost di abilità fisica, e poi l'arma di Glenn, che è la pumpkin rod, che anche questa incrementa l'attacco fisico e l'abilità, se non mi ricordo male, fisica, o comunque dovrebbe essere un boost ability generale, se non confondo ovviamente le armi, che consentono comunque a Tifa di produrre una buona quantità di danni nonostante abbia comunque 2400 per quanto riguarda l'attacco fisico e l'attacco magico. È molto importante in questo caso perché appunto abbiamo l'abilità di Bahamut, che effettua danni magici, mentre invece le Tiger Fangs, che servono per debuffare, sono comunque considerate come danno fisico. Quindi in questo caso lui giustamente ha alzato attacco fisico, attacco magico quasi praticamente in equal misura, per permettere a Tifa comunque sia di essere abbastanza incisiva con i danni, sia con ovviamente la prima skill che con la seconda. Questo è il setup che ovviamente andiamo a vedere, ma la cosa più importante è ovviamente la run, quindi mettetevi comodi perché adesso andiamo ad analizzare il combattimento. Allora, eccoci qui con il combattimento. Vi dico già subito che ovviamente la qualità d'immagine non è un granché, essendo stato registrato da telefono, però nonostante tutto va bene, perché tanto alla fine a noi interessa proprio vedere il combattimento nel suo complesso e spiegare come approcciarci a questo combattimento. Iniziamo dalla prima differenza, ovvero dal fatto che Bahamut potenzia subito attacco fisico e attacco magico con i buff frame. I buff frame, vi ricordo che sono per l'appunto quei buff che non possono essere né cancellati né sovrascritti. Quindi diciamo che il nostro amichetto Bahamut in questo caso sarà permanentemente buffato sia in attacco fisico che in attacco magico. Per il resto il combattimento è molto simile alla X1, quindi cominciamo subito con debuff nei nostri confronti e buff invece nei confronti di Bahamut, che come potete notare già in pochissimo tempo siamo riusciti a ribaltare la situazione proprio grazie agli overboost. Qui ovviamente gli overboost ci hanno consentito di fare un miracolo fondamentalmente, e infatti come potete notare abbiamo 3 boost di difesa magica, 2 boost di difesa fisica grazie alla combinazione di Cloud ed Eris, mentre invece Tifa si accinge a debuffare ancora una volta Bahamut e portarlo praticamente a 3 livelli di attacco magico down. Switch in difesa, si subisce il Mega Flare e, se già avete notato, Cloud ha tirato praticamente un colpo da 29k. Così, giusto per ricordarci un po' da dove veniamo. Resistenza, tutti quanti gli HP, grazie anche alla grande cifra di HP di Cloud e Tifa, che riescono a restare praticamente sulla soglia degli HP verdi. Eris, addirittura grazie alla sua tenacia e alla sua fortissima difesa magica, riesce comunque a stare al top. Kuraga, che grazie ovviamente all'healing ci consente di ottenere già subito quasi 2700 heal, che non dico sia fullare il team, ma praticamente lo ha riportato a metà vita, quindi molto comodo. E qui si continua semplicemente a fare danni. Ovviamente Tifa riesce a caricare la limit in frettissima, che è un vantaggio non da poco, quindi debuffare come sempre il nostro avversario in modo tale che Cloud e tutti possano fare comunque danni. Notate ovviamente i 30.000 botta che il nostro Cloud tira proprio grazie a questa capacità di poter fare comunque questi danni grazie ai suoi overboost, che è Eris che praticamente con 2 cure riesce a fullare il party. Molto molto comodo ovviamente come cosa, però come potete notare
Una volta tolta la barra di caricamento di Bahamut, ritorna il Flare Breath. Quindi esattamente come nella X1, perché il combattimento fondamentalmente è identico, solo che qui abbiamo il malus, tra virgolette, di avere Bahamut potenziato fin da subito e che poi si potenzierà anche dopo, quindi diventerà molto più forte. Qui abbiamo ovviamente Bahamut che... abbiamo Bahamut che comunque ci debuffa. Noi tramite ovviamente Cloud non abbiamo nessun tipo di problema perché appunto possiamo ribaltare subito la situazione. Qui si subiscono Umbral Strike. Cloud subisce effettivamente un po' di danno, ma ovviamente è gestibile. È assolutamente gestibile. Anche Tifa, anzi in questo caso vedete, viene ricolpito nuovamente Cloud, però Aeris risolve la situazione. È ovvio che in questo caso avere il personaggio maxato, notate il 36k di critico che Cloud effettua, danno una grandissima mano. Ragazzi, è inutile, so benissimo che questa è una run fuori dalla portata comune. Il mio scopo con questo video è solo permettervi di capire l'approccio al combattimento, poi ognuno dovrà trovare la propria strategia. Però se notate, il combattimento è veramente veramente identico alla X1, solo che qui Bahamut, essendo comunque potenziato fin da subito, necessita fondamentalmente di essere debuffato di più. Quindi dovete buffarvi voi di più e dovete anche debuffare di più Bahamut. Qui ovviamente le limit, non so effettivamente perché non abbia messo le summon. Probabilmente con Cloud non avendo il boost tuono non conveniva mettere Ramu, forse la limit era più forte. Io sono abituato a ovviamente Sephiroth e Cloud, tuono e ghiaccio, quindi vado di summon. O anche forse per caricarle prima, probabilmente... La motivazione è la limit che si ricarica più in fretta a dispetto delle summon. E qui ragazzi adesso entriamo nella fase, nella seconda fase del combattimento, dove addirittura lui è già quasi a metà vita. A differenza mia, dove avevo tolto un terzo circa, qui siamo entrati in seconda fase con quasi metà HP. Quindi già c'è un vantaggio strategico non indifferente. Dive Bomb su Cloud, che... non dico sia quello più scarso dal punto di vista fisico, però per esempio se avesse targettato Tifa sarebbe stato secondo me forse un po' più problematico. Quindi target su Cloud, debuff come potete notare ovviamente su il nostro Bahamut, difesa che viene incrementata subito da Aeris. Qui Tifa che rinnova comunque il debuff, perché vi ricordo che il Debrave può andare solo con un livello down, e anche se avete le materie o comunque volete utilizzare il Debrave non potete andare oltre il primo livello, vi serve una skill per bypassare il primo livello di debuff. Però grazie appunto al secondo Saving Grace di Aeris abbiamo una buonissima difesa per quanto riguarda il nostro Cloud, quindi subisce il danno che tra l'altro è veramente alto. Cioè Cloud sopravvive con un pelo, letteralmente un pelo di HP. Quindi anche per rispondere comunque a chi mi aveva detto, vabbè su Telegram, ma che comunque 7000 e passa HP bastavano, no. Dipende comunque molto dalla tua capacità di cura, la tua capacità difensiva, ma non basta, fondamentalmente non bastano. Qui parte l'Healing Wind, che giustamente è la cura di emergenza per... pullare fondamentalmente di nuovo Cloud, anche perché giustamente ora si subisce addirittura l'Umbral Frenzy, quindi prima il dive, successivamente l'Umbral Frenzy, quindi non si va a breccare a differenza della X1 dove l'Umbral Frenzy poteva essere breccato. Qui no, il primo Umbral Frenzy non viene bloccato, deve essere necessariamente tankato. Quindi in questo caso abbiamo Aeris che riaumenta ancora la difesa, il buff di Bahamut sta per sparire quindi viene rinnovato e qui passiamo in difesa e si va a tankare il danno. E guardate quanto danno.
Cloud rimane vivo ancora una volta con uno sputo, ovvero 74. Questo anche perché adesso, dopo l'Umbral Frenzy, come potete notare, Bahamut prende il buff fisico. Quindi adesso bisogna ovviamente tramite il The Brave o comunque in generale riuscire a capire un po' la situazione a debuffare. Però prima, notate, secondo Umbral Frenzy che però questa volta può essere breccato. Quindi si ha la fortuna in questo caso di poter breccare. Notate come il timer sia comunque molto veloce, sia comunque veramente molto veloce, però con l'arma sigillo in questo caso di Tifa si può riuscire a gestire bene la situazione. Quindi break e ora parte la controoffensiva. Questa è praticamente la parte controoffensiva. Cloud che effettua tantissimi danni anche grazie appunto al break. Qui ora si continua a spammare danno. Qui Cloud ovviamente è la fiera e la sagra dei danni, che dove si diverte. Eris invece rifulla il party, quindi molto comodo. Qui attenzione perché Cloud viene ritargettato subito, dove appunto non si ha quasi un momento libero per respirare. Quindi notate come anche le cure sono importanti arrivati a un certo punto. È vero che c'è anche RNG in alcune situazioni, ma bisogna anche confrontarsi con quello che si ha davanti. Qui abbiamo Eris che effettua ancora una cura, Cloud che ripristina praticamente il tutto con la difesa magica, altra difesa magica per andare a più 3, e qui invece Bahamut viene portato a meno 3. Quindi situazione ideale, situazione perfetta in questo caso, e poi subito pronti con Eris per curare una volta subito il Mega Flare. Quindi stessa identica strategia di prima, però notate come effettivamente i danni sono parecchi. I danni sono veramente veramente parecchi. Tifa ha nuovamente la limit, quindi ora dovremmo ritornare a fare danno. Qui Eris che permette a tutti quanti di essere curati, si carica anche l'Healing Wind, molto comodo, molto 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 comodo. E qui ragazzi parte la fase finale, qui parte la nuova fase finale della X2, dove Bahamut è già con gli HP rossi. Quindi diciamo che arrivare a questo punto con gli HP rossi di Bahamut è un grandissimo vantaggio. E poi come potete notare qui la stessa identica cosa che feci io durante la X1, si va a switchare in sequenza tutti quanti i nostri avversari, tutti quanti i nostri alleati per effettuare il maggior numero di danni. Quindi si continua a fare danni, la limit che infatti come immaginavo io si ricarica ovviamente prima rispetto alla summon, giustamente ci consente in generale di poter fare più danni alla volta. Qui continuiamo ancora a fare danni, il countdown è ancora a 3, quindi si riesce comunque a gestire bene la situazione. Il combattimento è praticamente già finito perché notate che Cloud fa un sacco di danni. Qui combo delle due limit, quindi ancora una volta difesa down. Successivamente abbiamo Cloud che con la limit ha praticamente shottato ormai Bahamut, e qui siamo praticamente in dirittura d'arrivo e conclusione in maniera magistrale di questa Bahamut X2. Quindi tutto sommato è un combattimento che è molto simile alla X1. C'è ovviamente qualche differenza, perché ovviamente c'è qualche differenza. Grado S giustamente del nostro giocatore. Ovviamente non c'è altro da prendere, perché avendo già completato ovviamente la X2, il titolo e la stemma sono già stati acquisiti. Rank S ovviamente, perché bisogna ovviamente stare in rank S. E questa era per l'appunto la Bahamut X2. Quindi qualche piccola differenza, ovviamente avere un buon quantitativo comunque di HP, difese in generale da poter aumentare nel momento del bisogno. E poi effettivamente qui Eris è stata fondamentale per le cure. Avere queste cure con questa portata e con questa potenza ha permesso di giocare in modo un po' più spensierato.
quindi poter subire comunque danni senza cadere nella pressione di dover inseguire la barra TB, perché nel momento in cui andate ad inseguire la barra TB avete perso, avete letteralmente perso. Quindi questo era ovviamente la mia analisi e il mio commento per quanto riguarda la run in X2. Ringrazio ancora una volta Carius del gruppo Telegram per avermi permesso e avermi dato l'autorizzazione di utilizzare il video proprio a scopo, diciamo, chiamiamolo didattico, tra virgolette. E detto ciò, io vi auguro un buon anno, visto che questo video uscirà per l'appunto domani, vi auguro un buon anno e felice anno nuovo, sperando che possa portare un po' di novità sia per me ma anche per tutti voi in generale. Io vi aspetterò come sempre in live sul canale Twitch, vi aspetterò all'anno nuovo con tante novità, probabilmente qualche collaborazione in più, e quindi speriamo, incrociamo le dita, di poter passare insieme anche un 2024 pieno di tanta tanta felicità. Detto ciò, vi ringrazio, vi aspetto alla prossima e bye bye.